Buonasera a tutti. Allora, mi sembra che mi sentite, vi vedo dalle vostre facce, capisco che mi sentite. Allora, io sono strafelice di stare qui stasera perché ho vinto un contest. E quindi ho lottato perché insomma siamo tanti che facciamo partecipiamo a questo contest, siamo un bel team. E quindi c'è davvero una bella competizione. Allora, stasera voglio parlare, inizio con la competizione. Questa cosa che può sembrare negativa, ma se è sana, invece è molto positiva, che chi fa network dovrebbe assolutamente avere. Allora, io vorrei farvi una preghiera, vorrei una domanda stasera. Magari uno di voi si prepara una domanda e poi dedichiamo una parte di questa mezz'oretta ad alcune domande. Non ci sono domande intelligenti, non ci sono domande stupide, sono domande che quando una persona non sa, deve chiedere o pensa che può fare meglio, deve chiedere. Poi non lo so se la mia risposta sarà all'altezza, però deve chiedere. Allora, la competizione, molte volte pensiamo che la competizione è una cosa negativa, oppure ci siamo sentiti dire nel nostro percorso, ma sei competitiva? Sì, io credo che la competizione in questa attività sia necessaria. Perché? Perché io ho vissuto tutto un periodo in cui sono stata, e penso che magari delle persone che sono qui presenti stasera, o hanno sofferto o soffrono un po' di questa, come posso dire, del fatto di non riuscire a venire fuori. E quindi, io ho vissuto, per un bel po' di anni questa, difficoltà nel venire fuori. Avere la competizione significa comunque, far crescere l'autostima, la nostra autostima, perché se cominciamo a concorrere, a entrare nell'ottica che possiamo anche vincere, e si alza l'autostima. Cominciamo a pensare, a vedere noi come potenziali vincitori, se no uno non partecipa. Poi riesci, non riesci, questo è un fatto secondario, ma entrare nell'ottica che puoi gareggiare, che devi gareggiare, che ci sei anche tu lì. In questa competizione, già questo porta la persona ad aumentare la propria autostima. E questo è già di per sé una cosa positiva. Poi abbiamo anche un team potenziante dove questi contest sono dei contest che poi alla fine, cioè, voglio dire, non è che vinciamo cosa, però farsi conoscere è importante, venire fuori, cioè quando si parla di noi vuol dire che stiamo facendo quel passo in più. Far parlare di noi è molto importante, specialmente nella parte centrale nella parte iniziale della nostra attività, perché nel momento in cui abbiamo vinto o siamo in dirittura d'arrivo o stiamo gareggiando, anche il nostro team lo vede. Che c'entra questo con la sailing routine? C'entra perché io sono qui per aver vinto quel contest. Quindi il contest qualsiasi, ma diciamo che poi la sailing routine è importante esserci in questo contest perché il primo finanziamento che noi abbiamo, l'autofinanziamento che noi abbiamo, lo abbiamo dalla vendita. Quindi, quando noi sentiamo dire il nostro team, guarda che noi diciamo al nostro team, bisogna raggiungere il manager nei primi 10 giorni e ci sentiamo rispondere dall'altra parte, io non posso investire, questo è il primo step che si deve superare. È il primo ostacolo mentale che bisogna superare. Noi non dobbiamo fare il manager solo nella prima decina del mese. Noi dobbiamo fare il manager la prima settimana.
la seconda settimana, la terza settimana, vendere il primo manager e fare il secondo manager, il terzo manager e il quarto manager. Noi abbiamo di default 2.500 euro. Siamo tutti, diventiamo tutti silver il primo, il tutto il mese. E questo è il nostro, deve essere il nostro mantra. Ragazzi, la vendita ci permette di autofinanziarci. Ci permette di andare agli eventi, ci permette di fare quel passo in più, ci permette di alzare l'autostima, ci permette di duplicarci. Allora, la duplicazione in questa attività è necessaria, è basilare. Noi dobbiamo lavorare per duplicarci. Noi dobbiamo fare delle azioni perché poi le dobbiamo duplicare. Chi si duplica? Chi ha il metodo? Il metodo è alla base di questa attività. Il metodo è alla base della vendita. Se noi abbiamo il metodo, possiamo duplicarci. Come si ottiene il metodo? Provando, riprovando. Fare azioni, far saltare le nostre barriere. Quale sarebbe il metodo giusto? È arrivata una domanda. Se io avessi la certezza che il mio metodo funziona su tutti, avremmo fatto 13 tutti quanti, perché ce l'avrei, io per prima l'avrei preso quel metodo. Ma il metodo in che cosa consiste? Però questo sì, questo lo possiamo determinare. 600 punti, subito, la prima settimana, questo è già un metodo, ragazzi, è già un metodo questo. 600 punti, la prima settimana, seconda settimana, all'inizio della settimana compriamo i prodotti, alla fine della settimana li dobbiamo aver venduti. I prodotti nella borsa, i prodotti ai colleghi, ti faccio assaggiare, te lo devi comprare sempre e ovunque. Noi dobbiamo essere, dobbiamo uscire, e questo lo dico e lo ripeterò tutte le volte che farò una Zoom del genere. Noi dobbiamo uscire con le nostre protezioni come se andassimo a fare una partita di rugby, ci dobbiamo buttare per terra. Come dobbiamo proteggerci con la consapevolezza che ci saranno le obiezioni, e dobbiamo affrontarle le obiezioni. E le obiezioni ce le può dare, le possiamo imparare soltanto studiando, studiando i prodotti, studiando quelli che, le persone che ne sanno più di noi. Rubare, rubare in giro tutto quello che possono darci le BA. Le accademie del prodotto, tutte queste cose qui le dobbiamo tenere come dentro dei forzieri per poter uscire e andare a lottare e dare priorità all'attività. La prima cosa è l'attività. E se abbiamo un altro lavoro, dobbiamo cercare di fare il prima possibile quello per poter fare questo, perché questo ci può dare la libertà. Che cosa intendiamo per libertà? Divertirci, perché questa attività, una volta che abbiamo vinto tutte le nostre, perché i nemici siamo noi, i nemici noi stessi siamo noi. Quando noi abbiamo vinto le nostre paure, che sono quelle, semplicemente quelle che ci attanagliano, noi dobbiamo costruire mattoncino per mattoncino la libertà. E quando la competizione, in che cosa consiste? La competizione sta nel dire: se noi non siamo competitivi in un contest, non possiamo essere competitivi quando usciamo di casa per andare a lottare con tutte le persone. È lì che dobbiamo imparare la competizione. Devo arrivare prima io, perché se a questo qui il prodotto non glielo vendo io, glielo venderà un altro. È sicuro, ragà, è sicuro.
Perché i prodotti Fit Line fanno moda. I prodotti Fit Line sono i più venduti. Stamattina siamo andati, io e Doriana siamo andate a farci una, vabbè, lei ha fatto una terapia, diciamo, chiamiamola, insomma, come posso dire, una terapia, una cosa del genere. Ha investito perché a lei non serviva. Un trattamento a lei non serviva. Allora che cosa abbiamo fatto? Stavolta andiamo, lei ha fatto il trattamento e io ho parlato, ci siamo fatti intera questa ragazza, la proprietaria del negozio che entrerà. Lei abbiamo aspettato pure la madre, che era la più forte. La prossima settimana, come torniamo dalla via, invece lo farò io il trattamento e lei mi andremo a sponsorizzare. Quella che sta lì perché l'abbiamo mirata e abbiamo deciso che come torniamo dalla BA ci mettiamo in macchina e andiamo in tutti i posti dove ci sono i trattamenti, vestite bene e cominciamo a parlare dell'attività. Questo significa fare azioni. Ci diranno qualcosa che non ci piace, non ce ne frega. Allora di pranzo ci scegliamo un giappo e ce l'andiamo a mangiare. Chi se ne frega che ci hanno detto di no? Se ne contattiamo 10, uno ci dirà di sì. Questa è la vendita. Questa è la vendita. E questo può essere un metodo. Questo può essere un metodo. Io ho scritto delle cose, non lo nascondo, e poi ecco, proprio oggi parlavo con Mattia, oggi pomeriggio. Grazie Mattia, grazie per la tua presenza costante sempre quando dai coraggio, dai serenità, sei serafico. E oggi dicevano, cioè io ho lavorato sia con questo team di Taranto che devo dire che la duplicazione è fatta persona in Doriana Tedesco perché lei sta duplicando esattamente tempo fa si è duplicata con me e adesso sta duplicando il suo team, quindi macchine da guerra, sono semplicemente macchine da guerra, quindi è bello lavorare nel team, molto bello, ma io sono contenta di aver lavorato 2 anni e mezzo da sola. Da sola con me stessa, da sola in questo posto dove sempre questo vetro cemento dietro di me, perché io passo le mie giornate qui. O passavo perché adesso un po' meno. Quindi è qui che ho pianificato le mie qualifiche, qui che ho pianificato quello che dovevo, che volevo ottenere. E quando ho pianificato qualcosa, non c'era un ritorno. Non, quando pianifichiamo una qualifica, pianifichiamo qualcosa, non ci possiamo mettere forse ci riesco. No, ci riesco e basta. Può darsi pure che qualcuno di voi reputerà questo il mio un terrorismo. Non lo so. Comunque so una cosa per certo, che questa attività è per stomaci forti. Questo sì, perché noi dobbiamo essere forti, forti per affrontare tutto, per affrontare le persone, per affrontare noi stessi, per affrontare tutto quello che si mette tra noi e la libertà. La libertà che significa? Per me la libertà è dire, beh, stamattina sono stanca questo fine settimana, ma me ne vado in una spa. Questo oggi non è stata una bella giornata, ora vado a pranzo fuori. Per me quella è la libertà. Dove tu non hai assolutamente, non devi pensare, però non lo posso fare, faccio quello. No, è questa la libertà. E questa libertà non ha prezzo. La libertà sta anche nel dire, ok, lo faccio io questa cosa a mia figlia, la faccio io questa cosa a mio fratello, la faccio io questa cosa a mia madre. Questa è la libertà. Quindi vale la pena lottare per questa libertà. Ovviamente la competizione è sempre qualcosa che deve essere fatto senza strade
non, diciamo, non congrue. La strada deve essere sempre bella, limpida e pulita perché dobbiamo duplicarla. E allora, se la strada è duplicabile, ci possiamo duplicare, se no, diversamente sarebbe difficile. E quindi dicevo, il focus lo trovi quando sei con te stessa e quindi è bene lavorare anche da soli. Io vorrei spendere due parole sui social, dei social, perché molte persone pensano che lì c'è, cioè, io non sono brava sui social, quindi io non posso fare la vendita. Come faccio fuori? Come dicevo prima, ci sono varie strade. Sui social, allora, io credo che la vendita è tutta offline. Perché sì, è vero che i contatti magari si prendono dai social, però poi alla fine comunque li devi sempre affrontare di viso, comunque o con una telefonata, o con, cioè poi alla fine c'è sempre la persona, le due persone che si incontrano in qualche modo. Quindi per quanto mi riguarda, io non sono mai stata grande tecnologica, ho fatto grandissimi passi avanti, però per tutte quelle persone che magari sono presenti e non si sentono fortemente social, si può anche avere un bel profilo perché la vendita comunque, quando si va a fare una vendita, si deve andare sempre su tirati, no? Cioè, la persona, non so se avete notato mai, quando c'è qualcuno che ci voleva all'epoca mia, insomma, c'era qualcuno che veniva a casa e ci voleva vendere le enciclopedie. Comunque, la persona, quando ci sta, chiunque ci sta proponendo qualcosa, noi non lo so perché, li guardiamo tutto, come muove le mani, come le scarpe che ha, tutto li guardiamo mentre sta parlando. Forse diamo più importanza a come ce lo sta proponendo che al prodotto stesso. Allora, il social deve essere una vetrina molto ricercata, nel senso che deve essere curata, deve essere colorata, i post che si fanno. Non si può pensare che fare dei post significhi che li devi vendere, perché prima dei 3 mesi i risultati non ne vedi. Cioè non è che decidi di fare questa attività, metti, ma beate le persone che ci riescono, perché ci sono persone che ci riescono, che come mettono qualcosa, immediatamente ci sono mille domande. Ci sono tante persone che hanno questa capacità, ma la maggior parte di noi no. E allora cosa si fa? Si fa che si tiene, i profili social devono essere ineccepibili. Ineccepibili, qualsiasi cosa si fa, si deve fare con, se non si è capaci di fare grandi cose, allora teniamo un profilo sempre pulito, chiaro, limpido, dove non abbiamo condivisioni. Perché non ci devono essere le condivisioni? Di altre storie, di altri amici che ci chiedono, persone che ci dicono per favore mi condividi questo perché io devo fare questa cosa? No, perché quante volte mi è capitato di sentire, ma poi alla fine tu che fai? Che io dal tuo profilo non l'ho capito. Quante volte ci hanno detto questa frase? Che cos'è il network? Ma poi alla fine che cosa si fa? Cosa devo fare? Allora, se noi confondiamo le persone con altre storie, non capiscono. Ci sono delle persone, per esempio, che condividono dei negozi, altri negozi che non sono i nostri. Quindi, alla fine, la gente dice, ma che fai? Vendi prodotti, vendi vestiti, cosa fai? Quindi questo, secondo me, non si deve fare. Si deve avere uno sguardo dritto al nostro obiettivo. Perché quando noi andiamo a contattare qualcuno, io addirittura i miei profili social li do anche alle persone che contatto offline, in città o in paesi limitrofi, do il mio contatto Facebook, perché così penso che ci capisca qualcosa. E io dico sempre, tu devi fare quello che faccio io. Se vuoi fare di più, fai di più, ma più o meno ti devi attenere a quello che è il mio profilo. Quindi, se vogliamo riuscire bene nella vendita, e io un po', diciamo, me la cavo, faccio così, faccio i miei profili, tengo sempre i miei profili in ordine, 2, 3, che ne so, post a settimana, fatti con, che sembra che ci ho messo 10 minuti, ma non è così, fatti con
Addirittura noi sapete cosa facevamo noi quando, un po' di anni fa? Ci facevamo per esempio i capelli, insomma, ci aggiustavamo, ci truccavamo perché magari non esci tutti i giorni, e poi ci cambiavamo le magliette, ci cambiavamo gli orecchini e magari la prospettiva era diversa. Era sempre lo stesso giorno, però avevamo un materiale di repertorio che ci permetteva comunque di postare. All'epoca si postava, facevano le 5 poste al giorno, veramente da spaccare i maroni alla gente, però abbiamo fatto la nostra porca figura e quindi oggi le cose sono cambiate, ma comunque curiamo bene i nostri social, teniamo sempre la nostra vetrina piena, che non deve essere piena, secondo me, non deve essere piena di prodotti. I prodotti ogni tanto, almeno sui post. Poi ognuno fa quello che vuole, per carità. Squadra vincente non si cambia. Cioè, se state andando bene così, chi sta andando bene così rimanga così. Chi invece ha difficoltà segua o dei consigli, insomma, spassionati. Allora, io lascerei spazio delle domande. Se voi avete delle domande, mi farebbe tanto piacere rispondere. Anche, che ne so, uno scambio di come dire, di cose che sono successe, di fatti particolari che vi sono successi, in modo tale che ci rendiamo conto che le cose che accadono non accadono solo a uno, ma accadono a tutti. Puoi parlare se vuoi. Alda, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, Alda, io volevo sapere da te, tu come affronti il no categorico, no, sulla vendita e anche sull'attività? Perché magari ci sono state in passato delle esperienze negative con gli altri team, con altre aziende, altri online. Come le Ok, affronti? allora, sempre sorriso, questo è sempre lasciar parlare la persona fino all'ultimo, anche se si sta sfogando, anche se tu vorresti interromperla perché proprio non ce la fai a sentire le cose che sta dicendo, specialmente se parla della tua azienda, tu la lasci, rimani serafica e la lasci parlare fino in fondo. Ovviamente non le facciamo superare i tempi così. Se questa persona non ne vuole sapere, allora io la metto di fronte al suo isterismo e le dico: vabbè, poi magari in un altro momento, quando sei calmata, ne riparliamo, in modo tale che ti sei comunque non andare mai allo scontro, perché è inutile. Cioè, andare allo scontro significa proprio rovinarti la giornata tu, non recupereresti niente. E poi non è necessario, perché se quella persona sta così, è meglio che non ce l'hai con te. Quindi alla fine non mi importa. Ma una volta che si è sfogata e ti ha detto le cose, tu sei rimasta imperterrita, le dai poi le risposte che lei, diciamo, di cui ha bisogno. Che ne so, magari non gli piaceva la sponsor. Ok, magari adesso ce n'è un'altra. E magari io non ero tecnologica e quella sponsor mi faceva questo, io non te lo faccio. E quindi forse questa è la causa per la quale non hai avuto successo. E vuoi provare un prodotto solamente, magari ti seguo io e vediamo cosa accade. Cioè cercare di trovare in questa persona diciamo, il motivo per recuperarla. Se proprio non ne vuole sapere, allora, come è successo l'altro giorno, però era di un'altra azienda, come è successo l'altro giorno che mi ha detto: no, guarda, io sono più incasinata di prima, proprio a me questa cosa non mi interessa. E io gli ho detto: guarda, per ora ti saluto, ma sappi che io ti ricontatterò perché tu devi entrare con me. Allora, gliel'ho detto, gli ho dato importanza, gli ho fatto capire che ci tenevo. So anche che in quel momento non ne voleva sapere, magari più là la contatterò, sì, però gli ho lasciato un sorriso. Alla fine non dobbiamo dare soldi quando abbiamo un no, che ci dobbiamo incazzare. Che ce ne frega? Un no, ok, passa avanti. Quando noi riusciremo a non farci più, da non disperarci più per un no, possiamo cominciare a fare l'attività serenamente. E cominciamo a fare l'attività davvero.
Siamo 7 miliardi nel mondo, anzi di più di 7 miliardi, quindi possiamo sponsorizzare in ogni angolo del mondo. Che problema c'è? Allora, c'era un'altra domanda? No, ce ne sono 5 veramente. Quale sarebbe il metodo giusto? L'ho spiegato prima, ovunque, ok? Magari quella persona ci fattura 10.000 al mese, infatti. Pensi che al giorno d'oggi sia più importante riuscire nella vendita online ed offline? So che sarebbe meglio entrambe. Allora, Tina, allora io credo che non ci, io come ho detto prima, per me non esiste la vendita online, la vendita offline, è la stessa cosa, cioè non c'è differenza, anche per me dico, perché io per esempio alle persone poi alla fine dico delle cose standard, elaborate ma standard, quindi quando sono offline dico quelle cose, quando sono online dico le stesse cose. Innanzitutto far parlare le persone, perché se noi non le facciamo parlare non abbiamo sufficienti informazioni per dargli quello che vuole. Se noi non le facciamo parlare che vogliamo dare noi i prodotti che vogliamo, alla fine, certamente se per esempio noi a casa abbiamo, perché abbiamo un piccolo tesoretto, ce l'abbiamo a casa e questa persona dice che mi consigli il basic? O il Power Cocktail, se noi abbiamo 10 basic là che devono essere venduti, diciamo, ma dai, ma questa volta prendi il basic, magari ti fa, è più leggero, in modo tale che in questo momento io mi vendo, le sto vendendo il prodotto che dico io. Ma sempre dopo che lei comunque ha detto la sua. In quel caso noi sappiamo giostrare sul prodotto che le vogliamo dare. Ma sempre dopo che lei ha parlato e ha detto quello che voleva. Allora, quanto è importante per te l'autostima giusta da avere durante tutto il percorso, riferito sia alla vendita che alla crescita personale? Allora, ragazzi, senza l'autostima non andiamo da nessuna parte. Non andiamo da nessuna parte se non abbiamo autostima. Qualsiasi cosa ci uscirà dalla bocca, l'altra parte. Ricordiamoci sempre che il cliente è il nostro peggior nemico. È pronto a mangiarci. Cioè il cliente, se noi non siamo belli, posizionati, forti, sicuri di noi, il cliente ci mangia. Noi torniamo a casa cornuti, mazziati e cacciati di casa. Questo. Questo è storia. Ecco perché ci sono persone, il network non è difficile, ma ci sono persone che lasciano perché non sono disposte a crescere. Raga, qua bisogna crescere. Qui si entra nel network, si entra in una lavatrice e usciamo strizzati. Se non siamo disposti a crescere, non andremo da nessuna parte. Questo è proprio, ecco, questo è proprio un mantra, cioè lo dobbiamo tenere proprio bello chiaro nella testa. Allora, come risponderesti al sono un caso disperato, questo prodotto con me non funziona, non sento la differenza, proverò la melatonina. Oh, un sacco di volte me l'hanno detto. Ok, allora, come l'hai usato questo prodotto? Io glielo devo vendere, la melatonina non se la comprerà, questo è sicuro, perché dobbiamo partire dal presupposto che la melatonina non gliela dobbiamo dare. Poi i nostri prodotti sono prodotti, abbiamo comunque la possibilità di associare a qualcosa, se quel qualcosa non sta funzionando, probabilmente a lei non abbiamo dato quello che possiamo associare a questo prodotto. Allora andiamoci a ingegnare e ripeto, abbiamo sempre la possibilità di studiare quello che vendiamo. Raga, la nostra autostima sale quando conosciamo il prodotto. Prima regola, prima di tutti i libri del mondo che ci possiamo leggere per aumentare la nostra stima, dobbiamo conoscere i nostri prodotti. Perché se noi conosciamo i nostri prodotti, sappiamo dove dobbiamo andare a parare. Amen, giusto.
Quindi, grazie Tina, grazie. Quindi questo è un po' l'atteggiamento. L'atteggiamento, la sicurezza ce la dà la conoscenza. Io l'ho detto nell'altra giù, la conoscenza è la prima cosa. Prima dobbiamo conoscere, noi partiamo che conosciamo noi stessi, poi dobbiamo conoscere i prodotti e poi conoscendo noi stessi dobbiamo migliorarci. Questo è il percorso da fare. Conoscere bene noi stessi, conoscere i prodotti e capire dove possiamo migliorare. Questo è un percorso obbligatorio. Chi non fa questo percorso non riesce nel network. Ma non perché il network non funziona oppure è difficile, pochi riescono, perché poche persone sono disposte al cambiamento. È solo questo. Il network è semplice, siamo noi che lo rendiamo difficile. Io volevo stare nella mezz'ora, penso di esserci riuscita. Vi do un grande abbraccio. Aspetta, no. Come ti comporti? Comporti se ti chiedono. Aspetta. Allora. Come ti comporti se ti chiedono promozioni o sconti e ti ricontattano più volte per sapere se li puoi fare più sconto? Non vogliono Fit Line Club o iscrizione. Allora, raga, io non l'ho mai nascosto questo. E lo ribadisco. Se viene da noi una persona che dice io voglio il prodotto al prezzo stracciato, entra. Ti faccio quanto, che cosa vuoi comprare? Voglio comprare quello, 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 quello. E supera i 142 euro. Entra. Qual è il problema? Te lo fai tu l'ordine. E che vuoi il prodotto scontato, entra. Questo è un'opzione. Ma voi mi dovete dire una cosa. Se una persona ti fa 500 euro di spesa, non glielo facciamo lo sconto? Io sì. Io qualche cosa gliela arrotondo, perché non la voglio perdere e me la voglio tenere. Poi è ovvio che se una persona vuole i prodotti a prezzo di costo, entra. Qual è il problema? Per 29 euro, eh? 29 euro non li paghi neanche perché ti regalano un ActiveEyes. Quindi, semplice. La risposta è insita proprio nei nostri, come dire, come li posso definire, nei nostri attrezzi da lavoro. Quindi, anche su piccoli prodotti o singoli. Anche su piccoli prodotti o singoli. E insiste, ma non vuole fare l'iscrizione. Esempio, le cicelle. Beh, vabbè, gli posso dire, io gli rispondo, guarda, che lavoro fai? Faccio l'impiegata. Bene, che ne diresti se lavorassi e non ti pagassero? Oppure una persona fa la venditrice perché ha un negozio. Bene, e se non ti pagassero? Se la gente viene a chiederti quanto lo paghi tu, un lenzuolo o una caffettiera, e volessero quello che... Cioè, ma è chiaro che c'è il mio lavoro. Io ti seguo, ti faccio la consulenza, starò dietro di te, sono comunque sempre presente. Per farti questo, io comunque devo guadagnare. Queste sono le risposte che sono lecite, giuste. E niente, quindi credo che insomma poi è quello che facciamo tutti quanti, è solamente i mezzi che abbiamo sono questi, sono uguali per tutti. Ovviamente, magari, ognuno di noi si gioca queste... Oh, poi raga, vi posso dire una cosa, ce la dico con tutta onestà, se devo chiudere una qualifica, me ne frego, cioè devi chiudere la qualifica, comunque. C'è sempre un, come dire, avete presente quelli che stanno che davanti ai semafori, che sono bravi, non so come fanno a tenere cinque arance in mano e fare così? Un po' dobbiamo diventarlo, no?
Cioè, le cose vanno viste anche con leggerezza, con divertimento. Ci dobbiamo divertire in questa attività. Questo è proprio importante. L'attività non deve essere qualcosa che ci deve buttare giù. L'attività deve essere qualcosa che ci tira su, che ci fa divertire, che ci fa passare delle bellissime ore. Io non vedo l'ora di lavorare. Perché faccio questo lavoro? Perché io mi sento felice, felice ora, per esempio, c'è la BA. Sono felice di andare a cena con amici, perché poi sono diventati quello, non è più la questione cioè, l'attività è conoscere gente, non è soltanto è tutto l'attività. L'attività è vita, questa attività è vita, quindi cerchiamo di vivercela. Allora, raga, buona serata. Pensate a quello che vi ho detto. Se mi volete contattare in privato, io sono sempre qui. Un abbraccio fortissimo. E vi dico una cosa: io ora sono uscita dal contest, eh? Non entro, cioè, non, fino all'anno prossimo non entro più. Quindi datevi da fare, cercate di stare ai primi posti. Forza, ragà, che dobbiamo andare a cena con Francesco. Ciao a tutti.